Bentrovati a tutti i nostri spettatori a questa nuova puntata di Come Don Chisciotte incontra. Oggi abbiamo il piacere di avere qui come ospite il dottor Guido Grossi. Salve, dottore. Salve Massimo, buonasera a tutti. Allora, dottore, lei è laureato in giurisprudenza, ma poi il mondo del lavoro l'ha portata a specializzarsi in quello che è il settore bancario e quindi finanziario. Ha lavorato per circa 30 anni nelle banche presso la BNL e poi successivamente, quando la BLN è stata incorporata nel gruppo BNP Paribas, lei ha deciso di uscire fuori da questo mondo, forse anche un po' stufo dei cambiamenti che ha visto sotto i suoi occhi. Allora, io gentilmente le chiedo un po' di presentarsi al pubblico in modo tale che tutti quanti possano poi conoscerla meglio. Sì, beh, per rimanere in questo tema della mia permanenza nel mondo bancario, sono entrato in BNL dell'81, coincidenza, l'anno del divorzio. In quel momento la BNL era una banca pubblica, era il braccio del Ministero del Tesoro per attuare politiche finanziarie e politiche bancarie. Quindi si occupava di tutelare il risparmio dei cittadini e di selezionare gli investimenti a favore delle imprese in un'ottica di assecondare i piani del governo per il benessere della comunità. Poi da quel momento in poi sono rimasto in BNL fino al 2007, all'inizio del 2007. Sin dall'inizio è iniziato un processo lentissimo di trasformazione che ha portato la banca pubblica a diventare prima. Allora, quando era banca pubblica nell'81 era un ente, un istituto di credito di diritto pubblico, cioè niente a che fare con attività commerciale. Quindi un pezzo di Stato vero e proprio. Poi è diventato un SPA e questo è il primo passaggio dove arriva sostanzialmente una cosa, arriva il bilancio, arriva l'attenzione al risultato economico. E questo sembra una cosa ragionevole, ma in realtà se sposti l'attenzione dalla qualità del servizio al risultato economico, la gente pensa, beh, si risparmi i soldi pubblici, quindi va bene. No, signore, sprechi una montagna di soldi in un servizio che è condannato a degradarsi. Perché un servizio, come dice la parola, per definizione rappresenta un costo. Se io mi sforzo di trasformare questo costo in un profitto, io uccido il servizio. Questo non è un qualche cosa che si può evitare, è meccanico. È successo in BNL, è successo in tutti gli enti pubblici di qualsiasi natura che con l'illusione di far risparmiare denaro pubblico hanno abbracciato la mentalità dell'ottica del profitto privato. Fianco a questo ho visto nascere la finanza. All'inizio era tutto vietato, poi piano piano, un giorno dopo l'altro, un anno dopo l'altro, sono diventate possibili cose che all'inizio non erano possibili, fino ad arrivare all'esasperazione di strumenti derivati complessi, il cui scopo prevalente è quello di non permettere alla clientela di rendersi conto di quali sono i rischi che si corre comprando certi prodotti e senza che il cliente possa avere alcuna possibilità di capire e di valutare la correttezza del prezzo. Strumenti utilizzati per estrarre soldi dal risparmio privato. Quindi questo è un po' il punto che spiega più di tutti la trasformazione. Da che era un istituto di credito di diritto pubblico volto a tutelare il risparmio privato, così come chiede la Costituzione, a un soggetto privato, nel 2006 la banca è diventata formalmente francese, quindi privato straniero, che ha come obiettivo principale quello di estrarre ricchezza dal patrimonio privato dei cittadini italiani e di investirla, oltre che nel proprio budget, sul mondo della finanza speculativa e nel settore corporate. Cos'è il settore corporate? Il settore corporate è quel mondo fatto di grandi aziende che un tempo si chiamavano multinazionali, oggi è decisamente più corretto dire sopranazionali, perché hanno
potere e budget ben al di sopra di quello dei più grandi stati nazionali. Non viene spontaneo inserirli nel settore corporate, in realtà ne fanno parte a pieno titolo perché rappresentano un sistema dove tutto è collegato a tutto. E ci sono organismi sovranazionali dove molto spesso il confine fra ciò che è pubblico e ciò che è privato si perde completamente. Una pletora di organismi sovranazionali. Noi vediamo l'Unione Europea che è soltanto il pezzo più grande e appariscente, ma ci sono molti altri soggetti. Pezzi di Stato nazionale che di fatto non rispondono più alle popolazioni, ma rispondono direttamente al settore corporate. Perché? Perché il settore corporate è in grado di prendere i propri rappresentanti e di inserirli nei posti di responsabilità. Draghi non l'abbiamo eletto noi, Mattarella non l'abbiamo scelto noi, il ministro delle finanze non lo scegliamo noi da oramai decenni a questa parte. Tutto questo settore ha un obiettivo molto semplice: continuare ad accumulare ricchezza e potere. Controlla sistematicamente tutte le banche centrali, le grandi banche d'affari, le banche dove l'attività commerciale si è mescolata all'attività finanziaria e questo non permette alle persone di capire cosa succede dei propri risparmi. Noi non ne siamo affatto consapevoli, ma quando compriamo un prodotto finanziario, quando apriamo un deposito, quando facciamo una qualunque operazione in banca con i nostri risparmi, stiamo finanziando il settore corporate, che vuol dire la speculazione e le scelte di produzione delle grandi multinazionali. Perché il settore bancario, grazie ai regolamenti di Basilea e grazie a tanti altri interventi, di fatto indirizza il 99,99% dei soldi che riceve da noi risparmiatori da una parte e denaro creato dal nulla dalle banche centrali dall'altra, tutto nel settore corporate. Finanza speculativa, bolla finanziaria e finanziamento delle grandi multinazionali, delle grandi aziende sovranazionali. Io in quell'ambiente lì non ci potevo stare più, insomma, quando è cominciata la finanza, era divertente, era qualcosa addirittura di utile. Negli anni 80, dall'85 in poi, negli anni 90, il denaro creato dal nulla, da dopo la rottura del legame delle monete con l'oro, i governi hanno avuto una grande disponibilità di risorse finanziarie. Quelle risorse venivano usate per finanziare anche l'economia reale. Gli investimenti che hanno reso possibile internet e tutto lo sviluppo tecnologico che si è avuto negli ultimi decenni prendono risorse da quel momento lì. Quindi lasciar fare ai mercati allora sembrava cosa buona e giusta. Ne traevano beneficio le popolazioni intere. Veniva garantito il progresso dell'umanità, ma contemporaneamente si è avviato quel processo di separazione fra le popolazioni, gli organismi intermedi e la politica. E la politica è finita totalmente nelle mani dei mercati e del settore corporate. Questo ha fatto sì, accompagnato dalla lentezza del processo, che noi non ci rendessimo assolutamente conto di quello che stava succedendo. Lasciar fare i mercati, mettere un tecnico al posto di un politico, ci sembrava una cosa normale, corretta. Ecco, oggi apriamo gli occhi dopo qualche decennio e ci rendiamo conto che i tecnici e i mercati hanno interessi totalmente diversi dai nostri, anzi direi decisamente contrastanti. Solo che non abbiamo più gli strumenti per rimettere le cose a posto. Perché quando sei stato fuori dalla politica per tanto tempo, quando hai lasciato fare, questi sono organizzatissimi, questi hanno organizzato le cose in maniera minuziosa e hanno spostato il potere disperdendolo in mille soggetti non appariscenti. Noi crediamo ancora che il potere stia nei governi e nei parlamenti. Lì non c'è rimasto più niente. Lì c'è la rappresentazione della decisione politica ripresa dai giornali. Ma chi prende le decisioni opera altrove.
Non sono incappucciati che si nascondono nelle cantine, non c'è nessun complotto, perché tutto è alla luce del sole. Basta leggere con un po' di pazienza i documenti pubblicati sul gruppo dei 30, sui documenti pubblicati sui siti delle banche centrali, della Commissione europea, quello che appare della trilaterale. Documenti scritti da decenni a questa parte, è molto chiaro, scrivono nero su bianco quello che intendono fare. Draghi, che oggi è presidente del Consiglio e in qualche modo oserei dire dittatore, perché di fatto decide e non c'è qualcuno che si permette di sindacare le sue decisioni, abbiamo un Parlamento che non parla, non decide ma ratifica. Draghi è membro anziano del gruppo dei 30 e poco prima di diventare presidente del Consiglio in Italia è stato a capo di una commissione che ha redatto un importante documento: come ristrutturare e rivitalizzare il settore corporate. E leggendo questo documento, scritto in inglese con linguaggio tecnico un po' noioso, un po' antipatico, comunque si capisce molto chiaramente, viene scritto e detto esplicitamente: è compito delle istituzioni politiche, quindi degli stati, attuare una distruzione creativa del sistema economico e socio-politico, socio-economico, così come lo conosciamo, per permettere poi al settore corporate la ricostruzione. Quindi Draghi, dopo aver scritto questa cosa in qualità di presidente dello steering committee che ha redatto il documento, diventa presidente del Consiglio, quindi va a occupare quella posizione in cui lui stesso ha scritto che ha il compito di distruggere creativamente la società italiana così come la conosciamo. Per fare che? Per fare spazio poi al settore corporate globale, sovranazionale, di venire a fare i suoi interessi. E i suoi interessi non coincidono affatto con i nostri. Una grande azienda sovranazionale non ha nessun desiderio di garantire un buon posto di lavoro alle persone. Ne vuole pochi e li vuole pagare pochissimo. Una grande multinazionale non ha nessun interesse a garantire che effetti collaterali della produzione vengano evitati con investimenti molto complessi e molto costosi per evitare che la natura ne risenta, che intere società vengano sconvolte dai processi produttivi. Perché una grande azienda che appartiene al settore corporate ha una missione scritta nel DNA in maniera indelebile, molto chiara: fare soldi subito, non importa come, e continuare ad accumulare potere. Ed è quello che fanno meccanicamente. È un sistema nel quale nessuna persona si sente responsabile di quello che avviene. Dottore, posso interromperla? Perché questo secondo me è un punto molto importante. Lei giustamente ha sottolineato come il compito del privato non è quello di interessarsi della cosa pubblica e per questo appunto si definisce privato, e ha spiegato perfettamente poi quello che è il meccanismo della porta girevole. C'è una persona che fa parte del gruppo dei 30, un ex Goldman Sachs, adesso a capo del governo, per ovviamente implementare quelli che sono i progetti del settore corporate che nulla hanno a che fare poi con il benessere dei cittadini. E sappiamo che è anche grazie a Draghi, alle riforme che Draghi ha promesso, che l'Italia si è aggiudicata quelli che sono i soldi che l'Unione Europea poi ci presterà tramite il piano di resistenza e resilienza nazionale. E questo piano cosa comporterà a livello di cambiamento nell'approccio che i cittadini hanno con la cosa pubblica rispetto ovviamente a come le istituzioni spenderanno questi soldi? Ma è chiaro che questi soldi non vengono spesi per creare buoni posti di lavoro, per fare investimenti per esempio sulla ricerca contro la pandemia, per migliorare l'efficienza del servizio sanitario o dei servizi essenziali in generale. Questi soldi vengono spesi in grandi opere. Quello che ci dicono da tempo è che ci sarà una grande rivoluzione verde. Cosa ci aspettiamo? Prati e alberi? Ma no, no signori, produzione di energia.
che verniciata di verde ci sembrerà un po' diversa, ma non sarà assolutamente nel nostro interesse. Di fatto quello che sta succedendo è che il costo dell'energia sale e non facciamo le cose semplici che si potrebbero fare. In un paese come questo, baciato dal sole, noi avremmo potuto fare degli investimenti enormi per avere energia a bassissimo costo, rinnovabile e in maniera non inquinante, ma abbiamo preferito non fare investimenti. Abbiamo preferito far produrre pannelli solari ai cinesi, importarli e poi lasciare che si accumulassero. Abbiamo smesso di finanziare certe produzioni. Ecco, purtroppo non abbiamo idea di quali sono i nostri reali bisogni. Purtroppo 999 persone su 1000, forse anche di più, non sanno che cosa desiderare, cosa dovrebbe fare un politico, cosa potrebbe fare un politico per farci stare tutti bene. E questa è una cosa gravissima, perché qualunque cosa ci propinano, al massimo possiamo percepire che non suona, ma non abbiamo l'alternativa, non siamo in grado di valutare, quindi alla fine le persone che fanno sperano che Draghi, in quanto grande economista, risolva i problemi. Ma Draghi viene ad attuare la distruzione creativa, l'ha scritto, l'ha detto, lo sta facendo. L'Italia ha un'economia caratterizzata da una grande rete di piccole e medie imprese, moltissime addirittura unipersonali, quindi c'è l'imprenditore, spesso artigiano, fa le sue brave cose con amore e per questo motivo fa cose belle, che piacciono, che vende facilmente, anche in giro per il mondo. Il marchio Made in Italy non è un caso che è uno dei marchi più famosi del mondo. Questa rete di piccole imprese ha bisogno di servizi che un tempo venivano offerti da quelle che erano chiamate le partecipazioni statali, grandi aziende miste pubblico e privato che offrivano a costi veramente ridotti e accettabili servizi di ottima qualità. Quel sistema è stato smantellato per far posto al settore corporate, il quale settore corporate non ha interesse a dare un buon servizio, ma interesse a fare tanti soldi. E questo settore corporate vede nel mondo delle piccole imprese un competitore pericolosissimo. Non vede l'ora di farlo sparire. La distruzione creativa ha l'obiettivo preciso di ridurre sempre di più il mondo delle piccole imprese per fare spazio sempre di più al mondo delle aziende multinazionali. La burocrazia aumenta ogni giorno che passa, le tasse aumentano ogni giorno che passa, la qualità dei servizi diminuisce mentre il costo dei servizi aumenta, le persone hanno meno soldi da spendere, quindi tutto lavora contro il mondo delle piccole imprese. Mentre i prodotti delle grandi imprese, che prima compravamo perché ci piaceva la novità dei grandi centri commerciali luminosi, divertenti, colorati, adesso, siccome abbiamo capito che la qualità lì è scarsa, ci obbligano a comprarli. Ogni giorno esce una legge o un regolamento che ti obbliga a comprare una di quelle cose lì che noi non vorremmo. Il vaccino è uno degli ultimi esempi, ma se ne potrebbero fare infiniti. Assolutamente. Certo. Con i nostri soldi, la cosa che dispiace è che tutto quanto avviene con i nostri soldi. Le televisioni ci raccontano che l'Europa ci offre 200 miliardi, sono soldi nostri. In parte glieli abbiamo già dati e in parte glieli daremo in futuro con grandi e gravi interessi. A proposito di soldi nostri, soldi dei cittadini italiani, lei insieme ad un gruppo di economisti, durante il primo governo Conte, se non erro, aveva presentato un piano, definito appunto Piano di Salvezza Nazionale, che appunto prevedeva l'utilizzo del risparmio pubblico italiano per finanziare l'economia reale, giusto? Ci può spiegare un po' come funzionava? Sì. Allora, proprio riallacciandoci a questo concetto, noi cittadini italiani abbiamo una grande quantità di risparmio privato e oggi non sappiamo come viene utilizzato, ma in passato
sapevamo perfettamente, le famiglie italiane acquistavano BOT e CCT sostanzialmente e buoni postali. Grosso modo il risparmio degli italiani andava lì. E questi soldi erano usati dai governi per finanziare gli investimenti della spesa pubblica. Quindi con una mano davamo e dall'altra ci ritornava sotto forma di investimento, oltre a ritornarci sotto forma di interessi. Il risparmio privato, il risparmio dei cittadini italiani, che storicamente hanno sempre avuto un'alta propensione al risparmio, diventa un problema per la comunità se viene sottratto alla circolazione. Se io prendo i miei soldi e li metto sotto un materasso, io creo un danno alla comunità, perché la comunità ha bisogno che il denaro circoli, perché sennò non può fare investimenti e non può neanche scambiarsi le cose che vengono prodotte. Ora, la funzione di tutelare il risparmio dei cittadini e contemporaneamente immetterlo nel circuito produttivo o per finanziare gli acquisti della casa, di cose importanti, o per finanziare gli investimenti delle imprese, o per finanziare la produzione di servizi pubblici essenziali, era svolta dallo Stato, con i titoli di Stato. Tu cittadino mi dai i tuoi soldi, io ti do in cambio un titolo di Stato che garantisce che alla scadenza ti restituisco capitale e ottimi interessi. Nel frattempo io governo, uso questi soldi per finanziare gli investimenti pubblici. E quindi due volte ti restituisco gli interessi, ma soprattutto ti restituisco servizi pubblici di cui tu hai grande bisogno. L'altro soggetto che svolgeva questo importantissimo compito erano le banche pubbliche. In quanto pubbliche, in quanto dedite a svolgere un buon servizio, ce l'avevano come missione e lo svolgevano più o meno egregiamente, tutelavano il risparmio e selezionavano gli investimenti. Sì, per carità, con un po' di corruzione, ma ditemi qualcosa al mondo che avviene senza i difetti normali degli esseri umani. Tolti i difetti, il sistema nel suo complesso ha funzionato egregiamente. E non è un caso che il risparmio dei cittadini continuava a crescere, la ricchezza delle famiglie continuava a crescere, il benessere continuava a crescere. C'era poca disoccupazione, era facile trovare lavoro, era facile trovare un buon lavoro. E intanto cresceva la produzione industriale, cresceva il benessere della popolazione. Le banche private il risparmio lo prendono e, obbedendo ai regolamenti internazionali, sono spinte a non prestare i soldi alle piccole imprese o alle famiglie o agli enti che erogano servizi. Sono spinte a portare questi soldi sul mondo della speculazione oppure per finanziare grandi attività del settore corporate, che, come sappiamo, ha poco a cuore i nostri interessi. Allora, fatta questa premessa, il piano molto semplicemente dice: torniamo a fare quello che facevamo prima. Dagli anni 80 in poi è stato pianificato, e guarda caso c'era allora Draghi come direttore generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata pianificata l'internazionalizzazione del debito pubblico. Tradotto in parole semplici, togliamo i titoli di Stato italiani dai portafogli delle famiglie italiane e portiamoli nei portafogli della speculazione mondiale. Internazionalizzazione suona molto bene, nel tempo in cui arrivava l'Europa ci piaceva, tutti parlavano di internazionalizzazione, abbiamo abboccato con tutte le scarpe e ci siamo messi un cappio al collo, perché la speculazione internazionale ha un solo interesse: ridammi i soldi e pagami più interessi che puoi. E visto che noi negli anni abbiamo tolto allo Stato il potere di determinare il tasso di interesse, abbiamo lasciato fare i mercati e i mercati hanno fatto gli interessi loro. Interessi reali, reali vuol dire al netto dell'inflazione, sempre più alti. Questa è un'altra cosa che non viene percepita, perché si guarda il tasso nominale. BOT e CCT pagavano il 10, il 12, il 15%, poi i BTP durante l'epoca successiva rendevano l'8, il 7, il 5%, dei tassi sono scesi manco per niente. Al netto dell'inflazione il costo per lo Stato è salito tantissimo, tanto da generare quell'impennata del debito pubblico nei confronti del PIL, per due motivi: da una parte perché pago più interessi, ma soprattutto perché i soldi ho smesso di investirli nell'economia e li investo in cose sempre meno produttive, nelle grandi opere.
nelle grandi opere che, guarda caso, fanno gola alle grandi aziende e lasciano a bocca asciutta il mondo delle piccole imprese. Allora, il piano di salvezza nazionale dice: torniamo a fare quello che facevamo, emettiamo dei titoli di Stato dedicati alle famiglie italiane, perché le famiglie italiane hanno ancora oggi un risparmio superiore a 4.000 miliardi di euro, che è una cifra enorme, e non sanno come viene utilizzato, anzi adesso cominciano a capirlo, sono un po' seccati, un po' preoccupati, solo che non hanno alternative. Diamogli un titolo di Stato dedicato alle famiglie, che non ha neanche bisogno di pagare tassi elevati, basta che mi garantisci la restituzione e la protezione dall'inflazione. Io sono strafelice di togliere i soldi dalle banche, dove ho capito che con il bail-in i miei risparmi se li possono prendere come quando vogliono, in nome di una crisi del settore finanziario globale. E con questi soldi tu, Stato, non hai più bisogno di metterti in ginocchio di fronte alla speculazione mondiale e chiedergli: per favore prestatemi i soldi se no fallisco. Non ha senso per uno Stato che gode di 4.000 miliardi di risparmio privato farsi prestare i soldi dalla speculazione mondiale. E poi ce ne facciamo prestare 3, 4, 5, 6, 700 miliardi, 1.000 miliardi, cioè una piccola parte di quello che abbiamo. E cosa paradossale, i nostri soldi sono prestati a queste banche private internazionali che poi li riportano, sono loro che finanziano lo Stato, ma alle condizioni loro. Intermediano, quindi percepiscono grandi commissioni senza correre rischi, e gli unici che corrono i rischi siamo noi da una parte, che gli abbiamo dato i nostri soldi, e lo Stato dall'altro, che nelle mani di questa speculazione può oggi letteralmente fallire, che è un assurdo pensare a una cosa del genere se si sa che la moneta si crea dal nulla e che quindi i signori che ricevono i soldi dalle banche centrali, che tra la parentesi non possono più prestarli agli stati e agli enti pubblici, ma soltanto alle banche, queste banche private che prestano soldi che ricevono gratis dalle banche centrali, poi pretendono la restituzione, pretendono alti interessi. Ma fosse tutto qui. La realtà è che pretendono le riforme strutturali. E le riforme strutturali non sono altro che quella distruzione creativa di cui abbiamo parlato in precedenza. Le riforme strutturali, proviamo a ricordarle: aumentare le tasse, tagliare la spesa pubblica, che vuol dire distruggere i servizi pubblici essenziali, privatizzare, che vuol dire alzare il costo dei servizi essenziali che sono passati dalle mani pubbliche alle mani private, visto che il privato quantomeno ci deve aggiungere il proprio profitto. Il privato le cose non fa per farci un piacere, le fa per farci un profitto. Quindi se non ci guadagna, il servizio non ce lo dà. Questo vuol dire che il servizio non è più per tutti. Tu puoi pagare, c'è un servizio decente, tu puoi pagare di meno, t'attacchi. Per fare queste cose, per far sì che queste cose siano sostenibili, che passino inosservate nella società, ci vogliono due presupposti. Uno, che i cittadini non capiscano più niente di politica e smettano di occuparsene e che abbiano la sensazione di non capire più niente. Due, che il sistema informativo sia controllato dallo stesso potere che propone oggi questo tipo di riforme. E questo purtroppo sappiamo che è tristemente vero. Il piano di salvezza nazionale avrebbe potuto mettere sul tavolo del governo 300-400 miliardi di euro nel giro di pochi mesi, senza condizioni, a tassi molto più bassi di quelli che pretendeva il mercato finanziario, e avrebbe messo il governo in condizioni di non dover più obbedire alle richieste sempre più stressanti del mercato, della Commissione europea, che ci imponevano queste riforme strutturali qui. Privatizzazione, aumento delle tasse, licenziamenti. Ci raccontano che rendere il mercato del lavoro più flessibile fa bene al mercato del lavoro. Fa bene alle multinazionali, che vogliono pagarlo poco e che non vogliono molti lavoratori. Non può fare bene alla popolazione, a chi ha bisogno di lavorare, a chi desidera lavorare. Non può fare bene. Con quelle risorse sarebbe stato possibile, con meno di 300-400 miliardi, anche con meno di 300-400 miliardi, è materialmente possibile finanziare un piano di investimenti nell'economia produttiva
quindi nel mondo delle piccole imprese, dei professionisti, degli artigiani, tale da far sparire totalmente la povertà, tale da far sparire totalmente la disoccupazione e il precariato. Non ci vuole molto. Ma avete idea delle cose che ci sono da fare in questo paese? Noi abbiamo la vergogna di Amatrice dei tanti paesi che non sono stati ricostruiti. Abbiamo tutta la dorsale appenninica da rimettere in sicurezza sismica, se volessimo. Avviare una produzione diffusa di energia a basso costo e pulita. Investire nel mondo della ricerca. Ma metti 1 milione di giovani finanziate con i soldi nostri a fare ricerca. E vuoi che non ci diano un motore infinitamente più pulito di quello che ci propinano le multinazionali? Un cibo infinitamente migliore di quello che ci propinano l'industria agroalimentare che produce tossine che fanno male alla salute, ma tanto siccome sono gli stessi soggetti che poi producono farmaci con l'altra mano, non sono affatto dispiaciuti che queste cose nuociano alla salute. Non sono affatto dispiaciuti. Le persone hanno un'enorme difficoltà ad ammettere che una grande casa farmaceutica, il cui manager è scelto dai fondi di investimento, che con unico obiettivo hanno quello di fare tanti soldi subito, le persone hanno difficoltà ad ammettere che poi questi manager, per non essere licenziati, fanno scelte che hanno poco a che fare con la nostra salute. Questi ci guadagnano dal fatto che stiamo male, sono contenti che stiamo male, perché mai dovrebbero spendere dei soldi in più per fare una ricerca che analizza gli effetti collaterali di un farmaco? Ben vengano gli effetti collaterali, muore qualcuno, ho capito, ma io se faccio altrimenti mi licenziano, invece se dottore, faccio quello che mi chiedono. È giustissimo quello che sta dicendo, però visto che poi il tempo stringe volevo passare all'argomento poi centrale della puntata, perché lei giustamente ha parlato da un lato di questa distruzione creativa che ci piove dall'alto, ovviamente da un lato perché le persone non comprendono più quelli che sono i meccanismi economici e questo è voluto, e dall'altro c'è un'informazione mainstream che è completamente appiattita, asservita al potere, che ovviamente non parla di tutte quelle che sono le possibilità che invece gli italiani avrebbero, come per esempio questo piano di salvezza nazionale di cui lei ci ha parlato, per poter far fronte ovviamente a queste crisi economiche cicliche che il capitalismo odierno crea. Tra i progetti che però lei ed altri esperti del settore economico stanno portando avanti, visto che appunto il piano di salvezza nazionale è rimasto sul tavolo dei parlamentari senza poi essere approvato, c'è il progetto Butterfly, che è un progetto per la creazione, poi mi corregga lei se sto sbagliando, di una moneta parallela che può portare, diciamo, un po' di respiro a quella che è l'economia reale. Come funziona? Ma visto che c'è la distruzione creativa da parte di qualcuno, noi facciamo la costruzione creativa, facciamola noi, no? In fondo non tutti i mali vengono per nuocere, noi siamo chiamati oggi a prenderci questo tipo di responsabilità. Preso atto che da quella parte non arriva nulla di buono, anche se le possibilità esisterebbero, come il piano di salvezza nazionale, bene, organizziamoci. Non c'è neanche bisogno di attaccare il sistema, distruggere il sistema, pensare di cambiarlo, tanto quella strada è piuttosto in salita in questo momento. Ma nel frattempo all'interno di questo sistema possiamo fare cose che la legge permette, cose non semplici perché presuppongono la nostra capacità di fare le cose insieme, di fidarci e di organizzarci, cosa tutt'altro che scontata. Ma è una possibilità concreta. Sistemi di economia parallela, complementare, che si affianca a quella che ci presentano le televisioni, esistono da che mondo è mondo e in genere prendono piede tutte le volte che il sistema finanziario fa scarseggiare la moneta nelle tasche delle aziende, delle famiglie e degli enti pubblici. Non è un caso che in questo periodo fioriscono progetti di questo tipo. Di che cosa si tratta? Si tratta di un sistema all'interno del quale le persone si accordano per accettare in pagamento delle proprie obbligazioni pecuniarie una registrazione contabile presso un sistema della quale hanno scelto di far parte.
Quindi in realtà non si tratta neanche di una vera e propria moneta alternativa, non c'è bisogno di una moneta, c'è bisogno di un accordo. Di un accordo a fare cose che la legge consente. Oltretutto, se ci pensiamo, la moneta non è altro che un fatto contabile oggi. Quando io compro qualche cosa usando il mio bancomat, il mio POS, il mio telefonino in un negozio collegato al sistema dei pagamenti, il sistema dei pagamenti va a ricercare il mio conto dove sono depositati i miei risparmi e addebita il mio conto perché ho speso. Va a ricercare il conto di chi mi ha venduto qualche cosa e lo accredita. Dare e avere. I soldi oggi sono numeri su computer che si spostano in base a queste logiche qui molto semplici. Bene, facciamolo anche noi. Dare e avere. Se noi entriamo in un circuito di cui scegliamo di far parte liberamente, in cui ci sono imprese e professionisti che offrono beni, servizi, prestazioni varie, e accettiamo di ricevere in cambio non euro, ma una registrazione, dare e avere un credito, noi po possiamo fare molto di più di quello che possiamo fare usando gli euro. Perché oggi viviamo anche in questo paradosso. È vero che abbiamo 4.000 miliardi di risparmio privato, ma siccome abbiamo paura della crisi, li teniamo fermi e li prestiamo al sistema finanziario, abbiamo paura di spenderli. Le imprese, visto che le persone non spendono, hanno paura a fare investimenti, a produrre, e il ciclo è perverso, è vizioso. Rimettere un po' di energia in circolo può avere un effetto leva molto importante, perché c'è un'enorme capacità che oggi non viene utilizzata, che è il nostro potere di spesa da una parte e la capacità delle aziende di produrre beni e servizi di qualità. Ora, in questo sistema, le imprese, le partite IVA si possono scambiare beni e servizi fra di loro, mercato B2B, business to business, semplicemente registrando dare e avere. Ma poi arrivano i privati, perché le imprese sì, fanno il loro scambio fra di loro, ma poi devono venderci beni e servizi a noi privati. E noi possiamo intervenire in questo sistema prendendo un po' degli euro che abbiamo depositati presso le banche e con un'operazione che può sembrare di magia, ma in realtà è semplice utilizzo di quella capacità abbondante che non stiamo utilizzando e aumentarne il potere d'acquisto. Portiamo 100 euro all'interno del sistema e questi 100 euro ci permettono di comprare beni e servizi per 130. Perché le imprese nel sistema avranno una vetrina dove ci offrono i loro beni a 100 euro o a 100 ETX, FLY, moneta, questo strumento di pagamento alternativo, che quindi ha oggettivamente lo stesso potere di acquisto, ma il privato che se lo procura utilizzando gli euro lo paga il 27%, ottiene un beneficio del 30%, da 100 e riceve 130. Quindi il privato ha un grande interesse a partecipare, non corre rischi perché non ha bisogno di spostare sui conti i suoi soldi. Accede al sistema, vede il prodotto che gli interessa, fa l'operazione di conversione istantanea, compra il bene e oggettivamente l'ha pagato molto di meno. L'impresa che riceve questi soldi dai privati, il 60% di questo strumento di pagamento lo può convertire in euro. E questi euro non escono per magia, sono esattamente quegli euro che il privato ha depositato presso la cassa di compensazione. L'impresa quindi riceve 100 strumenti di pagamento, 60 li converte in euro e ci paga le tasse, ci paga il lavoro, ci compra le cose che non trova all'interno del circuito, gli altri 40 li spende all'interno del circuito. Con questa operazione semplice si invogliano due categorie. Una, quelle imprese che se non ci fossero i privati non sarebbero interessate a partecipare al B2B, perché sono essenzialmente imprese organizzate per vendere ai privati. Due, quelle imprese, se fossero obbligate a spendere tutti questi crediti che ricevono all'interno del sistema, sarebbero disponibili a mettere una percentuale bassissima del loro fatturato, perché hanno bisogno di spendere in euro. Dandogli la possibilità di convertire il 60%, aumenta considerevolmente la quantità di beni e servizi che troveremo
in vendita nel sistema, il che a sua volta richiama più persone, perché più bene i servizi ci sono, più persone arrivano. Questa cosa funziona se ha una dimensione minima. È per questo che noi sono 2 anni che lavoriamo a questo progetto, perché non è semplice. Vogliamo farlo che parta con il piede giusto. Per farlo stiamo facendo accordi anche con altri soggetti interessati. La Fondazione Butterfly è nata ad agosto dello scorso anno, ma era già un anno che lavoravamo attorno al progetto, e abbiamo fatto, stiamo facendo 2 matrimoni. Uno con Sfero. Sfero.me è un social blog che si sta trasformando in un social network vero e proprio, che sarà controllato dalla fondazione e che, diciamo, senza mezzi termini, vuole creare un'alternativa a Facebook, YouTube, WhatsApp e così via. Perché quel mondo lì che noi abbiamo utilizzato per fare buona informazione negli anni passati, oggi si è chiuso. Oggi ha gettato la maschera e ci ha fatto capire senza mezzi termini che non è più disponibile a dare spazio a certi discorsi. E allora, così come in economia dobbiamo creare un qualche cosa all'interno del sistema che funzioni con le nostre mani, con i nostri accordi, così nel mondo dell'informazione dobbiamo creare uno spazio nostro. Senza cookie, non ci piace andare a rubare le informazioni delle persone e andarle a rivendere, senza censura, senza costi, realmente gratis. Anche Facebook è gratis, però in realtà vende a nostra insaputa i nostri comportamenti a chi poi ci vuole manipolare per venderci più idee che prodotti. E purtroppo sono diventati molto efficaci nel fare questo. Sfero non usa cookie, non manipola l'informazione, è realmente gratuito. E ha un obiettivo preciso: ricreare per i produttori di contenuti abituati a usare YouTube, dove non solo avevano uno spazio libero, ma venivano remunerati da YouTube. Metto un video, ci sono tante visualizzazioni, siccome c'è la pubblicità, YouTube mi pagava dei soldi, non a me Guido, ma a chi faceva questo tipo di professione. Poi YouTube prima ha tolto la pubblicità a chi faceva discorsi poco crediti al sistema, poi gli ha tolto proprio il profilo. Noi vogliamo ricrearlo. Per farlo stiamo lanciando a giorni una campagna di crowdfunding che chiede alle persone di partecipare soltanto in questo momento iniziale. Metteteci in grado di fare questo investimento, poi creeremo un sistema che sta in piedi da solo, che farà sostanzialmente 3-4 cose contemporaneamente. Crea la procedura dei mercati, fra parentesi abbiamo fatto un accordo con Monetica che ha già una sua app, che è un buon sistema di pagamento, la inseriremo nei mercati che avranno un'applicazione sviluppata all'interno di Sfero, quindi all'interno di questa comunità che sta crescendo molto rapidamente di persone che cercano uno spazio di libertà. Quindi la piattaforma che permetterà di fare quelle transazioni di cui abbiamo parlato prima, imprese fra imprese, imprese che vendono ai privati, privati che si scambiano cose fra di loro e che sperimentano la propria capacità di inventarsi una nuova attività. Io sono disponibile ad accettare questo credito nei confronti del sistema anziché euro? Bene, senza aprire una partita IVA, fino a 5-6 mila euro all'anno io posso verificare se la cosa che ho in mente di produrre con una partita IVA la posso intanto offrire in un sistema e verificare se piace. Poi se piace apro la partita IVA. Quindi una specie di incubatore che oggi è fondamentale perché la gente perde il lavoro e non sa come fare. Quindi diamogli questa possibilità. L'altro investimento è per permettere di caricare video su Sfero direttamente e di affiancarli da una pubblicità nostra, fatta da una nostra agenzia pubblicitaria, una nostra concessionaria pubblicità, che non fa pubblicità al mondo del settore corporate, ma fa pubblicità alle piccole imprese, ai professionisti, a chi partecipa all'interno del sistema. E la propone non solo all'interno di Sfero, ma la può proporre a BioBlu, a Casa del Sole, a Come Don Chisciotte, a chiunque sia interessato a sostenere anche con questo sistema la produzione di contenuti che chi ci ha messo il naso sa che sono comunque un costo importante. Terzo investimento,
creare funzionalità che rendano semplice il consolidamento di gruppi che nascono spontaneamente nei territori, abbiamo voglia di incontrarci fisicamente, ma poi hanno bisogno di essere in contatto con altri territori che si stanno occupando delle stesse cose. Quindi una serie di funzionalità che permetta a chi fa parte di un gruppo di riconoscersi, di conoscersi, di parlarsi in un ambiente protetto e tranquillo che non censura. Con queste tre cose fatte contemporaneamente, noi pensiamo che si possa avviare uno spazio che sta crescendo rapidamente, dove è possibile fare attività economiche parallele usando i nostri accordi fra privati che ridanno fiato alle piccole imprese. Perché in un sistema del genere alla piccola impresa tu offri una vetrina, un e-commerce sostanzialmente gratuito, una linea di credito sostanzialmente gratuita e un parco clienti che hanno un potere di acquisto incrementato, quindi un bel po' di funzionalità. E alle persone fisiche che si affacciano gli dai la possibilità di sperimentare la loro capacità di offrire prodotti e di aumentare il proprio potere d'acquisto quando per procurarsi lo strumento non hanno altra alternativa che usare gli euro. Quindi è un sistema dove ci guadagnano tutti. E in più i soldi prodotti finanziano la produzione di contenuti. Perché noi dobbiamo fare esperienza, ma dobbiamo anche riflettere sull'esperienza. Noi non vogliamo selezionare le imprese che partecipano, ma ci aspettiamo che questo sia un processo spontaneo che porterà a una vera e propria selezione. Ragionando su quello che facciamo, usando una pubblicità non più manipolatoria, ma che fa conoscere l'impresa prima ancora che il prodotto, dando alle persone che partecipano al mercato la possibilità di dare un feedback, dare un parere sulle cose che hanno comprato, noi auspichiamo, anzi siamo confidenti sul fatto che mano a mano impareremo a capire di cosa abbiamo veramente bisogno e di cosa no. Perché oggi nel mondo controllato dal settore corporate che attraverso le televisioni e la propaganda ci infila nell'immaginario collettivo una valanga di bisogni di cui in realtà potremmo tranquillamente fare a meno, spendiamo una montagna di risorse per cose veramente stupide e dannose. Facendo fare le cose alle piccole imprese che non hanno l'obiettivo soltanto di fare soldi, ma hanno l'obiettivo di realizzare cose belle e di vivere, non di guadagnarsi da vivere, di vivere creando beni e servizi utili al progresso materiale e spirituale della comunità. Facendo queste cose insieme, possono avvenire miracoli, possono avvenire letteralmente miracoli. Dottore, posso fare una domanda riguardo al funzionamento Come no? del progetto? Utilizzerà il sistema di blockchain, la tecnologia blockchain? Allora, ci siamo posti il quesito e no, non ce n'è bisogno. Il sistema di blockchain svolge questo tipo di funzione principale. Sostituisce la mancanza di fiducia nel sistema. Io creo un sistema a prova di bomba dove tutto è certificato, quindi non ho bisogno di fidarmi. Ma noi abbiamo un enorme bisogno di ricostruire la fiducia. E non possiamo fidarci delle macchine, questa è un'illusione pericolosissima. L'intelligenza artificiale è stupida, è orribilmente stupida e ci porta meccanicamente verso il baratro. Noi dobbiamo imparare a ricostruire la fiducia. E per questo vogliamo fare i mercati non in una asettica app scaricabile su qualunque, ma vogliamo crearla all'interno di Sphero, che è una comunità dove le persone scelgono di venire. Sphero è concepito non per portarti dentro, ma per portare il pensiero che tu pubblichi su Sphero fuori. Non c'è bisogno che tu sia iscritto. Tu puoi leggere i contenuti di Sphero anche se non sei registrato. Poi certo se ti registri è meglio. Se vorrai partecipare ai mercati dovrai essere registrato perché fai una scelta di aderire a un circuito. Ma in questa comunità di fatto stanno arrivando persone che avvertono questo bisogno di fare cose insieme, questo bisogno di spazio libero e responsabile, perché le persone oggi vogliono fare qualcosa e non sanno cosa fare. E tantissimi stanno cercando di organizzarsi, di ragionare insieme su
su cosa si può fare. Lo stanno facendo in tutti i campi, non soltanto nell'economia e dell'informazione. Guarda la scuola, guarda la sanità. Tutti cercano di creare mondi paralleli. Certo. Dottore, visto che siamo a 50 minuti di intervista, le faccio un'ultima domanda. Lei non crede che l'implementazione di questi servizi, che sono comunque servizi digitali di pagamento, anche se non parliamo di euro, ma di un mezzo, un contratto di scambio alternativo, come l'ha definito lei, non crede che comunque possa portare a un'implementazione di quella che è la digitalizzazione della moneta, cosa che ovviamente è un progetto portato avanti anche dall'economia finanziaria, dall'Edit? Allora, il progetto della digitalizzazione della moneta non è sbagliato in sé, è sbagliato il modo in cui lo fanno e la finalità con cui chi lo ha concepito lo sta realizzando. Questi stanno concependo una moneta digitale per inserirla in un sistema di controllo pesante, invadente, intrusivo. È un sistema di controllo dove se non mi piace quello che fai, io non ti permetto neanche di spendere. E visto che ti ho tolto tutte le alternative, tu sarai obbligato, se vuoi comprare certe cose, a fare quello che ti dico. Questa non è fantasia, è ciò che sta già avvenendo in Cina e che il settore corporate globale si sta organizzando per imporre il prima possibile a tutto il mondo. Noi usiamo un sistema digitale che non esclude affatto i negozi di vicinato al di fuori di internet, ma che comunque usa un sistema di pagamento digitale senza queste finalità, senza la funzione di controllo. Ricordo che questo era un mondo senza cookie. Gli strumenti sono buoni o cattivi a seconda di chi li usa e come li usa. Assolutamente, certo. Qui non ci sarà un'autorità centrale che insomma si farà garante da un lato, ma che sarà anche controllore dall'altro. È comunque un sistema di scambio diffuso. Sì, c'è la cassa di compensazione centrale, che è quella che gestisce i pagamenti. Quella in questo momento è inevitabile. E sarà in un ente commerciale che però è controllato dalla fondazione. La fondazione non può svolgere in prima persona attività commerciale, quindi delega questa attività a una società commerciale, una SPA, un SRL, ma interamente controllata dalla fondazione, che garantisce che lo scopo con cui vengono fatte queste cose è allineato con gli scopi statutari della fondazione e garantisce che i soldi non vengono ripartiti fra i fondatori, ma vengono reinvestiti nel sistema, reinvestiti nella produzione di contenuti di formazione e informazione e per finanziare quelle attività che i partecipanti al sistema proporranno e saranno ritenute dalla comunità interessanti per il bene comune. Va benissimo, va benissimo. La ringrazio allora per questa splendida intervista, per averci raccontato un po' del progetto Butterfly. Vuole lanciare un appello, vuole dire qualcosa ai nostri spettatori per concludere? Ma prima ancora che agli spettatori, io la dico a voi, avete già aperto una sfera su sfero, concepite l'idea. Non ancora, ma assolutamente ne possiamo parlare. Sta crescendo rapidamente e l'obiettivo è quello di permettervi di pubblicare video e di ricevere un flusso di denaro offerto da pubblicità di quelle aziende che partecipano al sistema. In uno spazio che non censura, che non usa cookie e che è concepito per far viaggiare l'informazione. Oggi la censura di YouTube non è quella in cui ti chiudono il canale, è quella degli algoritmi, è lo shadow banning, dove io ti faccio credere che stai parlando a un mare di gente, ma gli algoritmi fanno sì che quell'informazione circoli in un ambiente molto molto ristretto. Sfero fa il contrario, amplifica la diffusione. Ottimo, e ne abbiamo assolutamente bisogno, visto che ovviamente questi contenuti rispetto poi ai media mainstream vengono visti da pochissime persone, proprio perché come diceva lei, lo shadow banning non permette alle informazioni così importanti di poter circolare. Noi ovviamente metteremo tutti i link del caso in descrizione dell'articolo e dell'intervista, in modo tale che
i nostri spettatori potranno cercare Sfero, cercare la fondazione e quindi avere la possibilità di approfondire questo discorso? Sì, se vi registrate sul sito della fondazione riceverete la newsletter e sarete aggiornati sullo stato di avanzamento del progetto. E comunque a breve riceverete notizie. Va benissimo, dottor Grossi. Allora la ringrazio per essere stato grazie con noi questa sera e spero di sentirla presto. A presto. Buona serata a tutti.